Un saluto di benvenuto a tutti voi. Siamo contenti di accogliervi per questo ascolto della parola di Dio che faremo attraverso la lettura dell'Apocalisse. C'è sempre una ragione precisa per la scelta del tema dei miei corsi, e devo dire che la scelta dell'Apocalisse in questo momento risponde a un mio bisogno molto preciso, quello di contrastare una deriva della spiritualità dominante che io chiamo una deriva teista, moralistica, etica, tesa solo al benessere con se stessi. È una spiritualità non centrata su Gesù Cristo, ma semplicemente che fa un ricorso a un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, è molto moralistica sotto la forma di antropologia. In realtà c'è un nuovo moralismo, nient'altro, che non è migliore di quello di 40 anni, 50 anni fa, e poi teso davvero semplicemente al benessere spirituale, al star bene con se stessi. Questo secondo me è un attentato grave al cristianesimo. Per molti aspetti, con altri termini, ne parla anche Papa Francesco nell'ultima sua esortazione, la Gaudete et exultate, sulla santità. Poi lui ricorre a termini che sono all'interno della tradizione cristiana sempre stati stigmatizzati, lo gnosticismo e il pelagianesimo, ma io, senza ricorrere a questi termini, voglio in qualche maniera contrastare questa deriva della spiritualità dominante. La contrasto soprattutto semplicemente con un'attenzione a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Credo che non c'è altro da fare in questo momento, anche per il futuro del cristianesimo, se non di concentrare lo sguardo su Gesù Cristo e di conseguenza sul suo Vangelo, perché Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo. Allora il libro dell'Apocalisse mi sembra che sia, dopo i Vangeli, il più indicato, perché in qualche misura ci porta a questa centralità cristologica di Gesù Cristo sul quale il libro tenta una rivelazione, un alzare il velo. E allora è per questo che ho scelto l'Apocalisse quest'anno. Non potremmo fare, come vi immaginate, in una settimana la lettura di tutta l'Apocalisse. Sono molti capitoli, 22. Faremo dunque una lettura dell'Apocalisse attraverso i suoi simboli, lo vedremo, quelle immagini simboliche che ne sono l'ossatura e che danno il grande messaggio dell'Apocalisse che riguarda soprattutto Gesù Cristo. Abbiamo anche pensato, l'avrete capito dai titoli, che fermandoci su questi simboli forse era bene che si cercasse anche un accostamento a loro tramite soprattutto le immagini dell'arte pittorica durante i secoli. E allora, siccome uno dei miei fratelli, Elia, è veramente esperto, è quello che sceglie sempre le immagini che accompagnano le mie lezioni divine sul sito, allora ho chiesto a lui già quest'inverno di pensare come per ogni simbolo di cui io faccio una lettura interpretativa e spirituale, lui poi intervenisse con un intervento attraverso, attenzione, diapositive, per cui sarà estremamente simpatico e significativo, e percorre nell'arte cristiana
questi simboli. Questo vi aiuterà a comprendere ancora di più e a vederne tutta la ricchezza e tutto il significato. Quindi osserveremo questo ritmo. Non sarà sempre possibile che io faccio la lettura di un'immagine, di un simbolo e poi subito lui traduca i termini, anche perché oggi è necessaria assolutamente un'introduzione e poi con ogni probabilità mercoledì mattina comincerà anche lui a fare un intervento, poi giovedì e vedremo e venerdì, in modo da per ogni simbolo, per un gruppo di simboli, che voi possiate avere anche un accostamento artistico, soprattutto attraverso la pittura. Anche per l'introduzione, attenzione, l'introduzione all'Apocalisse nel mio libro, chi di voi l'ha visto, che contiene tantissime pagine, e solo per l'introduzione occorrerebbero 2 o 3 incontri. Io vi vorrei rimandarvi alle introduzioni delle vostre Bibbie, che sono più che sufficienti. Se avete la Bibbia di Gerusalemme o la Bibbia Tob, le introduzioni sono estremamente buone e certamente si possono dilungare come faccio io nel mio libro, ma sono sufficienti anche loro. Io vi farei una introduzione piuttosto tesa affinché sia più facile la lettura di tutti questi simboli. Si tratta di cogliere come l'Apocalisse è un libro simbolico per eccellenza rispetto a tutti i libri della Bibbia, e vedremo anche perché e come questi simboli possono oggi parlare ancora a noi, come hanno parlato in ogni tempo della vicenda cristiana. Piccoli elementi. Il primo: la parola Apocalisse, apocalypsis in greco, significa rivelazione, alzare il velo, dal verbo apocalyptein, che significa togliere il velo, svelare. Apocalisse dunque uno svelamento, un togliere il velo, il portare a conoscenza quanto ai nostri occhi umani resta impenetrabile, resta nascosto. E attenzione, ciò che resta nascosto, e qui dovete fare uno sforzo, certamente uno sforzo di ablazio, di togliere via tante idee che avete in voi sedimentate, queste cose nascoste non riguardano il futuro. Purtroppo vedremo anche come c'è una lettura dell'Apocalisse che vuole vedere quel che avviene nel futuro. No, l'Apocalisse riguarda non il futuro, ma riguarda la storia di salvezza, quello che è avvenuto, quello che avviene e che avrà compimento, e in questa dimensione cerca di andare non al futuro, ma in profondità. Ecco, la tensione è verso la profondità, non verso il futuro. In questo senso l'Apocalisse è parente della profezia. Il profeta non è colui che dice qualcosa riguardante il futuro. Questo è un indovino, appartiene all'esperienza pagana, non all'esperienza della rivelazione giudaico-cristiana. Ma il profeta cerca, a partire dagli eventi che lui vede, legge oggi, qui e ora, di andare in profondità e ritrovare l'azione di Dio. L'Apocalisse fa anche questo, ma lo fa soprattutto attraverso un linguaggio che è suo, che è simbolico. La parola apocalipsis, alzare il velo, è presente rare volte nell'Antico Testamento greco, cioè quello dei 70, ma essenzialmente si riferisce proprio ad alzare il velo,
alzare il velo per vedere la nudità di una persona. C'è anche nel nostro linguaggio, voglio vedere una persona senza veli. Quindi ha un significato estremamente concreto, materiale. Ma è anche vero che a partire dal 70 d.C., è l'anno della distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani, quindi tra la fine del primo e del secondo secolo, il vocabolo apocalipsis, apocalisse, viene usato in riferimento a un genere letterario per indicare uno scritto, un libro che usa il linguaggio apocalittico. Questo processo è possibile che abbia preso proprio le mosse dallo scritto di Giovanni, che per noi è l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Là dove porta come titolo, lo vedremo, Apocalipsis di Gesù Cristo. È l'alzare il velo su Gesù Cristo. Questo è il titolo dell'Apocalisse, ma essendo anche la prima parola del libro, è chiaro che facilmente si è chiamato Apocalisse, poi attribuendola a Giovanni. Ma tutto il problema dell'attribuzione di chi sia questo Giovanni, noi lo lasciamo da parte. Noi accettiamo, come c'è nel testo, lui si presenta Giovanni, ma chi sia questo Giovanni, voi lo sapete, è molto dibattuto. La tradizione dice che è l'autore del Vangelo ed è l'autore delle lettere, e lo fa coincidere con il fratello di Giacomo, quindi uno dei due figli di Zebedeo, uno dei tre più vicini a Gesù, ma la critica moderna è indubbiamente molto indecisa, e si parla di una scuola giovannea in cui forse non l'autore del Vangelo è l'autore dell'Apocalisse o delle lettere, ma sta all'interno di una tradizione conservata in una chiesa o in un gruppo di chiese, attualmente sarebbero collocate in Turchia, quindi nella zona in cui c'è praticamente la città più conosciuta, è Efeso, e che era certamente un centro giovanneo. Ma di più vi lascio a tutte le possibili ipotesi che vi danno la Bibbia che sia questo Giovanni. È veramente, come ha definito Brown, l'enigma del discepolo amato, l'enigma di questo autore. Non lo sappiamo, ed è difficile certamente trovare il rinvenimento storico, anche perché difficilmente l'autore può essere autore di Apocalisse, lettere e Vangelo. Anche se c'è un'unica tradizione, anche se con i riferimenti che faremo vedrete c'è una continuità, ma è una continuità piuttosto tra maestro e discepolo, e non invece una serie di scritti che ci permette l'identità di una sola persona. Nel definire l'apocalittica come letteratura, noi dobbiamo restare molto prudenti e limitarci a individuarla in un fenomeno letterario circoscritto che ha trovato la sua origine in un ambiente storico-spirituale del tardo giudaismo, cioè nel secondo secolo avanti Cristo. Noi abbiamo nella Bibbia un libro, attenzione, anche lì magari cercate di cambiare le vostre sedimentazioni, un libro che è apocalittico e che significativamente gli ebrei mettono tra gli scritti, i Ketuvim,
ma che la Bibbia cristiana mette tra i profeti, ed è Daniele. Daniele in realtà non è un profeta. I profeti grandi sono Isaia, Geremia e Ezechiele. Daniele non è un profeta. Daniele è uno scritto del secondo secolo avanti Cristo. La profezia è cessata ormai da 350 anni almeno, perché gli ultimi profeti sono attorno al 500. Daniele è uno scritto, ma è uno scritto che noi possiamo collocare bene nella crisi del tempo dei Maccabei, 150 circa avanti Cristo. Ma questo scritto è entrato nella Bibbia ebraica, ma tra gli scritti, non tra i profeti. Invece la Chiesa, poi, nella sua collocazione, ha lasciato tra gli scritti salmi sapienziali. Daniele invece l'ha spostato tra i profeti. Però Daniele non è un libro profetico, è un libro apocalittico. E l'apocalittica è una corrente di pensiero caratterizzato da una teologia propria, da una specifica concezione del mondo, sicché le difficoltà per definire l'apocalittica dipendono dall'abbondanza, non dalla penuria, ma dall'abbondanza dei temi che ci sono nell'apocalisse. Nell'apocalittica vengono presentate verità non facilmente accessibili, non individuabili con una riflessione razionale sulla realtà. Sono delle verità rivelate tramite la mediazione di esseri appartenenti al mondo di Dio, dunque al mondo non umano. C'è veramente una novità nel pensiero apocalittico, e proprio nell'epoca dell'Intertestamento, cioè tra i due testamenti, tra il 150 avanti Cristo e il 150 dopo Cristo, vengono fuori molti libri di apocalittica che certamente il cristiano comune non conosce, perché questi libri la Chiesa li ha dichiarati apocrifi, non li ha presi nel canone, e di conseguenza li conoscono questi libri solo gli specialisti che studiano eventualmente i libri canonici o quelli che si interessano per avere una letteratura più vasta di quello che la Chiesa ha scelto come libri che sono essenziali per cogliere la parola di Dio. C'è un'Apocalisse di Enoch, c'è un'Apocalisse di Mosè, c'è un'Apocalisse di Daniele, una di Esdra, una di Baruch e altre figure autorevoli del passato. Cosa fa l'autore apocalittico? Non Giovanni, attenzione, non Giovanni. Normalmente scrive un testo ricco di simboli e ne fa il personaggio che racconta, il personaggio protagonista, un grande personaggio del passato. Questo è molto importante. Io vi ho detto Enoch, pensate Enoch è tra i patriarchi antidiluviani, c'è solo scritto in una genealogia, eppure diventa un grande personaggio nell'Apocalisse, conosciutissimo. Mosè, Daniele, Elia, personaggi del passato che parlano e editano il libro. Questo fa sì che i libri apocalittici normalmente abbiano un'antidatazione, cioè uno li legge, pensa che siano libri del VII, VIII secolo avanti Cristo, vede delle cose che riguardano il presente e quindi è preso, è rapito dall'autorevolezza,
Dice l'autore dell'Apocalisse: ha veramente visto quello che mi succede oggi, nei miei giorni, nella mia storia. Questo è un processo di pseudonomia, ricorso a un nome falso, con cui però si mette la grande autorità su un libro, perché se il libro l'ha scritto Enoch, l'ha scritto Isaia, l'ha scritto Baruch, è un grande personaggio che c'è già nella Bibbia. Allora, la Chiesa certamente li ha scartati tutti. Nel caso di Giovanni no. Attenzione, Giovanni è un libro che può essere datato al massimo nel 96-97, quindi non sappiamo bene chi sia questo Giovanni, ma certamente è semplicemente un libro che è stato scritto e edito con un autore che era contemporaneo. Invece, nelle altre apocalisse apocrife, questo metodo dà un'autorevolezza, coinvolge, intriga il lettore, il quale vede alcuni eventi e dice: sì, ecco, questi erano proprio predetti dal libro, e quindi certamente il libro acquista un significato, una portata molto forte. Il fatto che, ad esempio, Enoch, patriarca antediluviano, avesse potuto avere delle visioni che riguardano il presente, voi capite, significava meravigliarsi, induceva i lettori a far fiducia a quanto era scritto, perché era quello che loro vedevano effettivamente verificarsi in quel momento. La conclusione era: se quello che è stato scritto secoli fa da questo grande autore, profeta o grande personaggio biblico si è verificato oggi, allora va creduta anche l'imminenza del giorno del Signore. Siamo alla fine dei tempi. Lui ha scritto, molte cose si sono verificate, si stanno verificando, ormai la fine del mondo è vicino, il Signore sta per tornare. E certamente in tutta la lettura apocalittica questo ha il suo significato. Attenzione, nel nostro caso invece, nell'Apocalisse di Giovanni, c'è una rivelazione non di cose future, ma di cose che sono avvenute, che avvengono, emergono oggi e possono avere un compimento semplicemente nel futuro. Siamo all'interno, oserei dire, della più schietta tradizione cristiana. Non c'è opera di divinazione, di indovinare il futuro, né pretesa di dirlo prima, ma si tratta di vedere degli eventi, cogliere in essi la storia di salvezza nella sua totalità, e quindi certo percepire che c'è un passato, c'è un presente, un futuro che sta sotto l'azione di Dio, che è il grande protagonista della storia di salvezza. La tesi fondamentale è che Dio ha un piano preciso, che si compie nella storia della creazione, si è compiuto nella storia dell'incarnazione, dunque della redenzione, e sta per compiersi con la venuta del Figlio dell'uomo, con l'ultimo giorno, il Yom Adonai, il giorno del Signore, che i cristiani leggono come giorno della venuta dell'Epifania del Signore risorto, vivente Gesù Cristo. Quindi l'apocalittico interpreta il passato come passo necessario in vista del futuro che viene verso il fine stabilito dei tempi. Certamente all'interno dell'Apocalisse il mondo è lineare, mentre per il mondo greco, il mondo pagano, il mondo era ciclico,
Il cosmo ha un suo flusso. Per l'apocalittica invece c'è una linea molto precisa. Ciò che resta predominante è la storia, non lo spazio, non eventi che si ripetono, ma la storia che ha un inizio, ha un oggi e ha una fine. Se volete capire bene questo movimento del tempo, ricordatevi una frase dell'Apocalisse, che non a caso viene ripresa nella liturgia cristiana e tante volte l'avete sentito. Io, dice il Signore Gesù, sono l'Alfa, la prima lettera dell'alfabeto, sono l'Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto, sono il principio e sono la fine, sono colui che è, che era e che viene. Vedete dunque, c'è sempre questa totalità da cogliere in quello che normalmente non è il Cronos, il tempo, è il Kairos, è il momento nel quale tutta la rivelazione si concentra e basta osservarlo e capirlo, perché allora noi abbiamo l'alzamento del velo, la rivelazione. Siccome nell'Apocalittica il grande interesse va per la storia, v'ho detto creazione, redenzione, compimento finale, fine dei tempi, escatologia, chiamatela come volete, realtà ultime, è chiaro che nell'Apocalittica l'interesse va a tutta l'umanità, va a tutta l'umanità. Non si pensa solo a un popolo, i profeti che pensavano essenzialmente al popolo di Dio in alleanza con lui, Israele, ma si guarda piuttosto l'umanità all'inizio creata tutta, ben prima di Abramo, è Abramo da cui viene il popolo di Dio, ma prima c'è tutta l'umanità. Si guarda la redenzione con gli effetti su tutta l'umanità, si guarda soprattutto al compimento, al giudizio che riguarda tutta l'umanità, tutta la storia. L'Apocalittica piglia in considerazione la storia universale, non la storia di Israele. Oserei dire, per molti aspetti noi vedremo dei riferimenti a Israele, ma sono dei riferimenti che subito si aprono a tutta l'umanità, a tutta la storia. E anche i riferimenti che ci sono alla Chiesa, ma è una Chiesa senza confini, è una Chiesa aperta, è una Chiesa la quale è semplicemente l'umanità redenta, ma che aspetta il compimento della redenzione di tutto. L'orizzonte abbracciato dall'Apocalittica è il mondo intero. Per questo si dice che c'è un eone presente e un eone futuro. Questa parola eone può significare il mondo. C'è il mondo presente e c'è un mondo futuro. Questa è la dualità su cui si gioca l'Apocalisse. Nel quarto libro di Esdra, che è un libro dell'Apocalittica, significativamente si dice: il Dio Altissimo non ha creato un solo eone, un solo mondo, ma due. Ha creato il mondo presente e il mondo futuro, quello che eventualmente noi cristiani consideriamo l'aldilà, il mondo del regno dopo la venuta del Figlio dell'Uomo, quando porterà a compimento tutta la redenzione di tutte le cose, di tutta la creazione, e tutto l'universo sarà in Dio. Ma è anche vero che l'Apocalittica non solo ha questa contrapposizione tra il mondo attuale e il mondo futuro, per cui il mondo futuro è interamente di Dio, è un mondo trasfigurato, un mondo redento, e il mondo d'altronde delle visioni anche dei profeti, anche se per loro
era una visione accennata, il lupo starà con l'agnello, non ci saranno più lacrime sugli occhi, non ci sarà più la morte né il pianto. Ma oltre a questa contrapposizione dei due eoni, tutta l'apocalittica è attraversata da una guerra, una lotta cosmica che segna tutta la storia, una lotta che contrappone Dio e Satana, Dio e Belial. Da questa lotta Dio esce vincitore. Dio sottomette e sconfiggerà per sempre la potenza satanica e aprirà il mondo nuovo nella giustizia per l'umanità redenta. Ora, se la storia è una continua crisi, un continuo giudizio, una continua lotta, è chiaro che l'uomo non può far altro che stare nella crisi, ma cercando anche lui di entrare in questa lotta contro il male, contro il potere satanico, stando sovente nella tribolazione e accettando la persecuzione. Il messaggio dell'apocalittica, diversamente da quello profetico, è poi non tanto espresso dalla parola. Il profeta, voi avete presente, è colui che ascolta, il Signore mi disse. Oppure pensate all'inizio di alcuni profeti, la parola di Dio cadde su. No, l'apocalittico è uno che ha visioni, vede. Se nella profezia il primato è la parola ascoltata, il Signore mi parlò e mi disse, avete presente quante volte il profeta dice questo, oppure conclude il suo intervento con oracolo del Signore, parola del Signore, dovremmo tradurre questo neum di ebraico. Il visionare, l'apocalittico vide, vede, vede. Se l'altro dice il Signore mi disse e io dico, l'apocalittico dice il Signore mi fece vedere e io vi dico e io vi racconto. Rispetto poi alla profezia, in cui normalmente è Dio che parla, nell'apocalittica chi ha le visioni sente la parola di Dio attraverso degli esseri appartenenti al mondo di Dio. Allora è frequente nell'apocalittica la presenza di angeli. Angeli, voi lo sapete, significa semplicemente messaggeri. Malach in ebraico, angelos in greco. Messaggeri, portatori della volontà divina, portatori della parola, sono degli esseri mediatori tra Dio e l'apocalittico, il visionario che vede. Ma la cosa certamente più interessante dell'Apocalisse è il linguaggio, che si discosta davvero da tutti gli altri libri della Bibbia. Il linguaggio che è simbolico. Se io do l'Apocalisse in mano a un cristiano, a un fedele quotidiano, certamente ne resta sconcertato. È un libro difficile, è un libro che ha un linguaggio che sorprende, è il linguaggio più distante dal nostro, nessuno parla attraverso simboli, ricorre al simbolo ogni tanto. Ma non è che il linguaggio corrente nostro sia simbolico. Invece l'Apocalisse è pieno di strane immagini che vanno decifrate. Sono anche immagini alcune volte intriganti, alcune volte oserei dire scandalose.
Non è facile. San Gerolamo è significativo, diceva all'interno di una sua lettera in cui dice come va letta la Bibbia, dice l'Apocalisse lasciatela per ultima e va letta solo da quelli che hanno da 60 anni in su. È vero che lo diceva anche per il Cantico dei Cantici, ma per altri motivi, perché là c'era magari la tentazione erotica un po' forte, allora dopo 60 anni per San Gerolamo tutto era più calmo e si poteva leggere il Cantico dei Cantici. Ma anche l'Apocalisse per la sua difficoltà. È un libro difficile e io ho mai consigliato a nessuno di leggerlo, perché se voglio far perdere la fede a uno o invitare uno a dire mai più la Bibbia in vita mia, gli do da leggere l'Apocalisse. Lui l'aprirà e poi dirà mai più in vita mia e la Bibbia resterà tra i libri che sono venerabili in un armadio e che nessuno apre mai. Allora, per interpretare l'Apocalisse bisogna assolutamente accedere, conoscere il linguaggio simbolico, perché il genere letterario apocalittico si esprime attraverso simboli. Se non si capiscono i simboli, il libro resta davvero chiuso, sigillato, un'immagine che troveremo nell'Apocalisse, incomprensibile, sconcertante. Cos'è il linguaggio simbolico? Noi umani ricorriamo nel linguaggio a qualcosa che va oltre il linguaggio, va oltre la parola, e che sono i segni e poi i simboli. I segni. Pensate cosa sono i segni. Sono qualcosa che noi uomini creiamo, che noi uomini decifriamo, perché ci possono aiutare senza ogni volta ricorrere a un linguaggio logico. Il segno è sempre dato da un oggetto, un evento, una situazione. Se io adesso esco e vedo il marciapiede bagnato, quello è per me un segnale, ha piovuto. Se io vedo del fumo uscire dal bosco, è un segnale. Qualcuno ha acceso il fuoco. Ma noi abbiamo elaborato anche i segnali, pensate al semaforo rosso, al semaforo verde. Certo l'abbiamo fatto noi, ma quando arriviamo a un crocicchio e c'è il semaforo rosso, istintivamente fermiamo e aspettiamo che venga il verde. È un segnale. Oppure pensate a tanti segnali stradali, sono tutti segnali, non a caso si chiamano tale, sosta vietata o senso unico, sono segnali. E il segnale a volte piglia anche un disegno. Pensate in matematica, tutti voi avete fatto l'esperienza del pi greco, è un segnale. Ebbene, i segnali noi ricorriamo oltre il linguaggio logico, ma il segno è anche capace di darci un segnale. Il simbolo invece, attenzione, è qualcosa di differente. Non si esaurisce in un segnale, va oltre. Non dimenticate mai questo, simbolo viene dal greco simbolo, che viene dal verbo symballein, che significa gettare, unire. Cosa ricorda il simbolo? Ricorda che gli antichi, quando dovevano fare un contratto,
prendevano ad esempio un pezzo di creta, una palla di creta. Se io su questa palla di creta faccio un'incisione così, se poi la spacco in metà, io ho un pezzo della palla di creta con sto segno e poi con l'altro che continua. Io sono sicuro che se metto insieme Cymbalain i due pezzi, vedo davvero che uno per forza ha bisogno dell'altro. Non posso metterne un altro, perché se io ne metto un altro, il segno dove si rompe e continua l'incisione non combacia. Questo avveniva ad esempio nei contratti. Si spaccava in metà, uno teneva uno teneva l'altro. Per dire la verità del contratto, si univano i due pezzi. Attenzione, tutto questo era molto rappresentato nel contratto matrimoniale, in cui l'unità diceva: no, se la conservo proprio io, ho fatto quel contratto e non un altro può diventare soggetto di quel contratto. Vedete, è una questione di unire due pezzi di uno stesso oggetto che è stato diviso, ma che porta i segni che se voi non combaciano, non unitelo. Pigliate una pietra, non è che ne potete mettere un'altra se la spaccate in metà. Per metterla insieme voi dovete vedere che combaci perfettamente. Se non combacia perfettamente dove si è rotta, seguendo eventualmente gli strati della pietra, voi non siete in grado di avere la pietra originaria. Ecco, a partire da questo, che veniva usato nei contratti, nei patti, anche tra sultani, tra re, viene fuori il simbolo. Quindi il simbolo è legato a un segno, ma è legato ad una realtà che simboleggia, rappresenta. Il simbolo è una realtà percepita attraverso la realtà letterale, ma la trascende, rimanda ad un'altra realtà. Gilbert Durand, che ha studiato particolarmente il simbolo, come molti altri, sulle tracce di Saussure del secolo scorso, parla significativamente di epifania del mistero, manifestazione del mistero. E il simbolo è sempre mediatore tra una realtà non percepita e la persona che lo percepisce. La realtà rappresentata e presente nel simbolo, pensate nei sacramenti. Nei sacramenti, guardate che importante questo discorso sul simbolo, perché al di là dell'Apocalisse la vita liturgica è fatta proprio di simboli, di segni, di sacramenti. Nei sacramenti l'acqua del battesimo, e l'acqua non è semplicemente acqua, indica purificazione, indica eventualmente l'annegare nell'acqua dell'uomo vecchio, il risorgere come creatura nuova dall'acqua. E nel battesimo significativamente è l'acqua che narra più delle parole che si dicono. Certamente la Chiesa, con molta ragione, a partire soprattutto dalle grandi percezioni del secolo scorso, del Concilio Vaticano II, vuole sempre che oltre al segno ci sia la parola. Per cui non permette neanche più che ci sia l'amministrazione di un sacramento senza la parola di Dio. Lo sapete la preoccupazione? Mentre diciamo, prima del Concilio, importava proprio nulla. Alla fin fine era semplicemente il segno, il simbolo, con il rischio qualche volta di non essere ben percepito secondo la comprensione voluta voluta dal Vangelo, voluta da Cristo, voluta dalla tradizione, perché vedremo il simbolo è sempre ambiguo. Pensate un simbolo tipico, il cero pasquale.
Un cattolico sa che quando c'è il cero pasquale, quello è il tempo di Pasqua e che indica il Cristo risorto, la luce di Cristo che illumini. E pensate, tutta la liturgia della notte pasquale, la prima parte, voi lo sapete, è la liturgia della luce, perché è un simbolo. Il simbolo, attenzione, non è preciso come il segno. Se voi volete, è sempre ambiguo, è ricco di significati diversi, ha molto sensi. Ritorno all'acqua del battesimo. Purificazione, certamente, soprattutto secondo una certa teologia che non solo rimetteva i peccati, ma voleva essere il togliere la colpa originale. Ma nello stesso tempo, pensate bene, Paolo parla, noi siamo immersi nella morte di Cristo e l'immersione nell'acqua significa come uomo vecchio ti affogo, ti metto sott'acqua e ti tiro fuori come nuova creatura. E questo era il battesimo di Giovanni, il quale pigliava una persona come ha preso Gesù, la metteva sotto acqua. Quando uno è sott'acqua affoga, ha l'esperienza di morire, muore come uomo vecchio, depone l'uomo vecchio e tira fuori la nuova creatura. È per questo, ad esempio, che alcuni movimenti della Chiesa vogliono il battesimo per immersione, perché viene persa proprio questa valenza importante, che è una valenza paolina, ma che è la valenza della Chiesa antica, in cui i battisteri, voi sapete, la notte di Pasqua, erano delle vasche in cui entravano i cristiani, chi li battezzava, li pigliava per i capelli, li metteva sott'acqua e li faceva risorgere con nuova vita. L'acqua ha tutte queste possibilità simboliche. Se poi è acqua addirittura, com'era sovente nei battisteri, acqua sgorgante, acqua viva, è l'acqua della vita, non è acqua torbida. Ecco perché, ad esempio, nella nostra chiesa avete visto l'acqua continua, non è una vasca con l'acqua, non è un serbatoio con acqua benedetta in cui si intinge, l'acqua è continua. E così, se andate a Cellule, l'antico battistero del 1002, abbiamo rimesso l'acqua corrente che corre costantemente, perché è un simbolo di vita, di novità di vita. La vita sgorga dove c'è l'acqua viva, zampillante. Questo è uno dei temi cari a Giovanni, già nel Vangelo. Lo vedremo quando arriveremo a questo segno. Gesù parla: acqua zampillante uscirà dal suo seno, acqua viva, non semplicemente acqua. Ma vedete che il simbolo dell'acqua aumenta. Andiamo a un altro simbolo dell'Apocalisse, l'agnello. Certo, l'unica cosa, l'agnello non è mai, se voi volete, simbolo di violenza, quello sarà il lupo. Però quanti simboli può avere? Può avere quello di vittima mangiato dai lupi, ma può avere anche il simbolo di essere l'agnello pasquale all'interno del mondo ebraico, il quale è sgozzato, è l'agnello del sacrificio, è l'agnello che, su cui si caricano i peccati del mondo. L'agnello è di nuovo una cosa, lo vedremo facendo l'Apocalisse, ma è la grande immagine, il grande simbolo. Allora l'Apocalisse è piena di questi simboli, costantemente. Sigilli, coppe, acqua, fuoco, terra, albero. Ce ne sono di molti tipi. Oppure che riguardano la condizione umana, vita, morte, sessualità, o legati ad una cultura, ad esempio la croce è un simbolo, ma è un simbolo per la cultura cristiana. Se voi andate, non lo so, nel mondo orientale, voi trovate quel famoso cerchio con quella S dentro, bianco-nero, simbolo della forza yin-yang,
è un altro segno, ma lo interpretano loro, noi no, e loro non interpretano la nostra croce. Ma la croce, pensate che simbolica per noi, l'albero della vita, nello stesso tempo luogo di ascensione, luogo che porta salvezza e nello stesso tempo strumento, patibolo di morte, come lo è stata per Gesù. Insomma, i simboli provengono dalla natura, provengono dalla condizione umana, provengono dalla cultura, ma certamente l'Apocalisse ne è piena, costantemente. Noi abbiamo pubblicato un libretto sui simboli dell'Apocalisse, uno per uno, in maniera molto breve, ma certamente i simboli sono più di 50 all'interno dell'Apocalisse. Sono un gran numero. C'è anche una simbolica molto importante, attenzione, che è quella dei numeri. Questa forse per noi è la meno immediata, perché non riusciamo ben a capire come mai i numeri avessero tanta importanza nell'antichità, perché per noi tutta più i numeri portano fortuna o portano sfortuna. Nell'antichità erano un proprio linguaggio, si chiama gematria. Attraverso i numeri si parla. E certamente i numeri hanno un loro significato. Io vi do solo un esempio, ma con cui voi risalite a tutti i numeri dell'Apocalisse. Per l'antico, l'uomo antico medio orientale, ma l'ebreo in modo particolare, la terra era visto come un quadrato con quattro lati. Attenzione, non aveva una concezione come la nostra. La terra era definita da nord, sud, est, ovest, i quattro punti cardinali. Quindi quattro indicava la terra. Se invece si voleva parlare del cielo, l'avete studiato tutti nelle elementari, una circonferenza è definita da tre punti. Qualunque circonferenza voi l'avete se definite tre punti. Quindi tre. Se io faccio 3 più 4, mi dà 7, è la totalità tra terra e cielo. E allora noi troveremo nell'Apocalisse 7 sigilli, 7 coppie, 7 immagini, sempre 7 ripetuto, costantemente. Notate poi che questo è passato poi all'interno della Chiesa a vari livelli, alcuni estremamente seri, alcuni invece che significano solo una specie di aiuto per ricordarli. Le 7 opere di misericordia corporale, le opere di misericordia spirituale, i 7 doni dello Spirito Santo. Insomma, vogliono dire la completezza delle cose. Ma se io faccio 3 per 4, mi dà 12. E 12 allora è un numero di totalità, non di perfezione, ma di totalità. Ecco perché le 12 tribù di Israele, ecco perché quella donna che vedremo come grande simbolo ha una corona con 12 stelle. Ecco perché se io moltiplico 12 per 12 mi dà 144, e 144 significa dunque una moltitudine. E se io poi metto 144.000, io capisco in quella visione vidi 144.000 di ogni gente della terra, 12.000 della tribù, 12.000, 12.000, 12.000. Ma vedete, è sempre il numero così. E questi sono, se voi volete, le immagini simboliche positive. Vogliamo farla negativa?
se io ho 7, ma vi oppongo 6, 6 è un numero terribile, ormai ha passato la metà, 3,5, si avvicina alla pienezza e non ce la fa, è l'imperfezione. Se io metto 666, il numero della bestia, e il numero del diavolo, lo vedremo quando la troveremo, significa proprio l'imperfezione, la malignità peggiore, e il numero della bestia è 666. Poi certo, qualcuno di voi sa l'interpretazione, perché le lettere hanno un numero, le lettere dell'alfabeto, e io posso mettere in latino nero, Nerone, effettivamente la cifra mi dà 666. Per cui molti individuavano che con 666 era Nerone, e tutta l'interpretazione ha insistito che quella bestia che si erge contro i santi e che fa la persecuzione è Nerone, lo vedremo, perché l'autore dice e il nome della bestia è 666. Chi vuol capire, capisca. Certamente era la persecuzione in quel momento, appena di qualche anno, l'Apocalisse con ogni probabilità ecco sotto la persecuzione di Diocleziano, ma era la grande prova per i cristiani, e quindi 666 è il numero della bestia, è il numero del diavolo, ma è l'imperfezione. Troveremo anche qualche volta altri numeri, 1240, che significherà un tempo prolungato, ma che a un certo punto si ferma, e lo vedremo quando per la donna in cui i numeri ci sono, in cui lei sta nel deserto per 1240 giorni, un tempo lungo, prolungato, ma che Dio gli dà un termine e che termina. Capisco che possa essere imbarazzante tutto questo linguaggio e che va interpretato, ma attenzione, c'è tutta una tradizione ebraica, qualcosa già appare nell'Antico Testamento, le 12 tribù, i 7 doni dello Spirito sul Messia in Isaia 11. Certamente qui diventa proprio il linguaggio dell'Apocalisse, il linguaggio simbolico. Attraverso quello si parla, cioè noi potremmo dire che l'Apocalisse ha questo processo, vuole che l'enigma diventi mistero per il lettore. Un momento di sforzo, perché noi nel linguaggio usuale quotidiano purtroppo usiamo con lo stesso significato enigma e mistero. La gente dice, è un mistero. Quando si dice, non capiamo perché è avvenuto questo, dite la verità, la gente dice, è un mistero. No, è un enigma. È l'enigma che non si capisce. Il mistero è un enigma che si svela, che si arriva a capire. Quando l'enigma si capisce, diventa mistero. Vi faccio un tipico caso cristiano. Che Gesù sia morto in croce è un grande enigma. Che il Figlio di Dio, il Messia, che doveva vincere, e le profezie dicevano che doveva dominare, essere il re di Israele, ha fallito in una fine vergognosa, ignominiosa, con la morte peggiore, e col fallimento e la condanna, è un enigma, è solo un enigma. Ma il cristiano nella fede arriva a vedere che quello ha un profondo significato, la solidarietà con tutti i giusti, con tutte le vittime della storia. E se il giusto nella storia è sempre perseguitato ed è vittima, Cristo doveva pigliare questa solidarietà col giusto, ed essendo giusto, Sapienza 1, ha fatto la fine del giusto, la persecuzione, la morte ignominiosa.
Ma il cristiano che arriva a capire questo non è più un enigma la morte di Gesù, è un mistero. Quindi l'Apocalisse tenta sempre ciò che è enigma per gli altri, farlo diventare mistero per il cristiano. Il mistero, attenzione, a differenza del linguaggio che usiamo noi, è ciò che a un certo punto era nascosto ed è rivelato. All'interno dei Vangeli c'è una frase di Gesù: non c'è nulla che sia stato nascosto, cripton, per non essere poi faneron, manifestato. Paolo, ad esempio, parla di mistero, il mistero nascosto nei secoli eterni, che prima non nessuno capiva. E che cos'è questo mistero? Che nella discendenza di Abramo erano benedette tutte le genti della terra e che la redenzione apparteneva a tutta l'umanità e che quindi i pagani dovevano entrare a far parte della Chiesa, non più esclusivamente gli ebrei. Allora l'Epifania, per esempio, per noi cattolici è la festa tipica della manifestazione. Epifania significa manifestazione. E il Vangelo dell'Epifania cos'è? La venuta dei magi. Cioè il racconto che i pagani, le genti ai quali non era stata fatta la promessa, che erano fuori della benedizione, Cristo li chiamava alla salvezza. Questo era impensabile per i giudei, impensabile per l'Antico Testamento. Era enigma, era mistero nascosto. Ma ecco che Paolo dice: a me è stato rivelato il mistero nascosto nei secoli eterni, e cioè che le genti potessero partecipare all'eredità di Abramo. È ciò che noi leggiamo significativamente nei Vespri dell'Epifania, là dove c'è la grande rivelazione che Gesù Cristo è venuto per tutta l'umanità, per le genti e non solo per Israele. Compie le promesse per Israele, ma l'effetto della salvezza è per tutta l'umanità. Vedete? L'enigma diventa mistero. E il mistero non è ciò che è chiuso, ma è ciò che deve essere aperto, rivelato. Krypton, nascosto prima, per essere phaneron, rivelato poi dopo. Nell'Apocalisse noi abbiamo questo continuo movimento. Altro ricorso al simbolo che è molto importante, e dobbiamo dirlo, sono grandi figure. Noi avremo 7 grandi figure che a un certo punto appaiono a partire dal capitolo 11. Sono indubbiamente delle figure che devono essere interpretate, altrimenti non capiamo nulla. Abbiamo i due testimoni. Chi sono questi due di cui si parla al capitolo 11? Al capitolo 12 abbiamo una donna vestita di sole. Chi è? Chi è? Subito dopo si oppone alla donna un drago, cioè una bestia mitica che ha 7 teste, ha 7 corone, attenzione, ci sono tutti i numeri, che con la sua coda porta via le stelle e che attenta al bambino che nasce dalla donna. Chi è? Poi abbiamo una bestia che si erge dal mare. Chi è? Poi una bestia che si erge dalla terra. Chi è? Poi abbiamo la gran puttana, una grande donna, una grande città, ebra del sangue dei santi, che è Babilonia. Ma chi è? Che potere è sulla terra? E poi abbiamo la sposa dell'agnello, la Gerusalemme celeste. Sono 7 immagini, ma che se non si ha le chiavi per capirle, non riusciamo assolutamente a capire. Allora vorrei almeno ancora dirvi una cosa in questo primo incontro che mi sembra importante.
L'Apocalisse è stata ricevuta dalla Chiesa d'Occidente subito. Fa parte del Nuovo Testamento quando la Chiesa occidentale ha fatto il canone. Nella Chiesa orientale è stato molto più faticoso. E solo a partire dal IV secolo la si ritiene un libro che sta nel canone della Scrittura. In Occidente, nel III secolo, Vittorino di Pettau fa il primo commento completo all'Apocalisse. Questo primo commento che lui fa influenza tutti i commenti successivi, Ticonio, Ambrogio, Agostino, Gerolamo e poi tutta l'esegesi medioevale. Finché arriva Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore è un abate calabrese, il quale si sente particolarmente ispirato dall'Apocalisse, divide la storia del mondo, non fa più l'esegesi che facevano i padri prima, che era quello di vedere in profondità più di vedere tappe della storia. Lui dice no, c'è stata un'epoca del padre, l'Antico Testamento, un'epoca del figlio, che è stato il Nuovo Testamento e la Chiesa, fino al 1200, adesso sta per scoccare la terza età, quella dello Spirito Santo. E individua all'interno di questa terza età il bisogno di una riforma, di un cambiamento del cristianesimo, una presenza particolare dello Spirito Santo, e individua una persona la quale riporta la Chiesa al Vangelo. Bene, questa interpretazione dell'Apocalisse è quella che sarà recepita soprattutto da quel momento in poi, dando origine in Occidente ad una dinamica di un'utopia che indubbiamente quanto ha dato all'Occidente la possibilità di un'evoluzione, di un progresso, ma certamente con dei punti interrogativi senza fine. Lo stesso marxismo e le utopie del secolo scorso hanno radici profonde in questo mito che è ripreso nella posterità, come diceva con molta intelligenza de Lubac, nella posterità di Gioacchino da Fiore. I riformatori, Lutero e Calvino, se ne servono per vedere nell'Anticristo il Papa e Roma. Babilonia e Roma, l'Anticristo e il Papa, e fanno questo tipo di lettura che continuerà con gli Illuminati e con gli altri. Oggi, significativamente, questo tipo di lettura che legge le varie cose dell'Apocalisse fino ad oggi e inaugura oggi gli ultimi tempi con la venuta dell'Anticristo, significativamente la fanno i tradizionalisti. I tradizionalisti cattolici, se voi vedete i loro siti, questa è l'ultima ora, questa è l'ora dell'apostasia, ormai addirittura a Roma non c'è, c'è l'Anticristo che regna, non c'è più assolutamente il cristianesimo, sta per venire ormai, e se voi volete in questa scia con tutto il rispetto, ma i messaggi di Mogiugorje o i vari proclami di Radio Maria che stanno in questo senso. Certamente è una lettura non conforme alla tradizione cattolica dell'Apocalisse, ma è una lettura facile per chi vuole incutere paura, per chi vuole creare un'urgenza, una pressione tale che poi certamente ci sono delle derive molto precise e delle posizioni ecclesiali molto, se voi volete, combattute e combattive nello stesso tempo. Ecco, noi il nostro cammino lo faremo soprattutto seguendo la maggior parte dell'esegesi attuale,
cattolica, protestante, beh, gli ortodossi non hanno granché di esegesi di questo tipo, ma nella tradizione della Chiesa.